Benvenuti in un nuovo video, sì, da me è ancora Natale. Oggi è 6 gennaio, sì, io come sempre, anche l'anno scorso, stavo registrando il video haul perché l'anno scorso, cioè raga, questa è una cosa assurda, l'anno scorso, 5 gennaio, ieri era 5 gennaio, io sono andata per la prima volta ai Esaldi a fare un po' di acquisti e anche quest'anno è successa la stessa identica cosa, con la stessa persona, stesso punto. Diversi acquisti ovviamente. Quest'anno ho deciso di fare degli acquisti mirati, cioè mi sono fatta una lista in mente. Non volevo acquistare magliette perché comunque di maglioni, lupetti a volontà tra me e mia sorella, poi avendo, cioè, abbiamo la stessa taglia sopra, quindi ci sta. Lei comunque si sa che un po' le magliette SM stiamo per là, quindi ci troviamo con le magliette, quindi era inutile bombardarci di stupidaggini che comunque sì, ok, mettevamo, però era abbastanza inutile. Quindi quest'anno sono andata proprio mirata sugli acquisti che comunque mi servivano e più mi ispiravano. Qualche sfizietto, come sempre, c'è sempre. E vabbè, ci sta. Se vi starete chiedendo che tinta. Che ninda? Se vi state chiedendo che tinta indosso, è la 02 di Sephora. Io mi trovo troppo troppo bene con le tinte di Sephora, ormai lo sapete, questa è stupenda. Niente, vabbè, la collana la trovate su Happiness Boutique, trovate tutto giù. Niente, ok, io direi di iniziare. Ho fatto anche acquisti online, ho acquistato online da Zalando, inizio subito. Come sempre giù vi lascio il link e tutto così, andate mirati sugli acquisti online dei due siti che ho fatto. Allora, mi sto un po' incartando come sempre. Questa qui è il marchio Body, Cotton Body. Vabbè, comunque è questa canotta color. Non è proprio viola, è un tipo un viola barra orchidea, non ricordo proprio il nome. Comunque è una bellissima canotta. Tessuto morbido, morbido, morbido. Questa l'ho pagata io sui 8 euro, ma mo sta a 10 euro e qualcosa. Vabbè, comunque, ragazzi, il prezzo è buono, anche 10 euro. Io ho preso una S, però vi consiglio di prendere una XS. Ho visto che sul sito ci sono tantissimi altri colori scontati e c'è anche la taglia XS. Quindi io vi consiglio, prendete la XS perché veste comunque un po' più. Un po' più grande. Io ho voluto prendere una S perché comunque volevo proprio che scendeva di più, mi stava un po' più morbida. Quindi con un bel reggiseno sportivo, state a Dio, dietro è così. Oh. No, è veramente una bellissima canotta. Quindi questa l'ho pagata, questo è il prezzo. Vi lascio tutto giù come link e come sempre trovate le foto perché sapete che a me i video haul mi piacciono a Tion haul. Quindi anche con i vestiti indossati. Ho acquistato un paio di scarpe per, tra virgolette, diciamo per la palestra, perché mi servivano un paio di scarpe comode, perché ultimamente avevo un modello bianco, non mi ricordo il nome, sono scarpe bianche ma non mi ricordo il nome, comunque a collo basso, ma raga, io mi vengono i crampi, io ogni volta che faccio squat, stacco, mi vengono i crampi e quindi non riuscivo più ad allenarmi con quelle scarpe lì, infatti le userò così tutti i giorni da passeggio perché sono comode, le ho acquistate l'anno scorso da Cisalfa ma non ricordo proprio il marchio zero e quindi sono andata su Zalando proprio mirata, voglio un paio di scarpe morbide e comode e ho trovato queste qui della K, raga, a un prezzo 20 euro, le ho pagate 20 euro, che non so niente, ho preso numero 40, io sono un 42 terzi, quindi un 40 è perfetto per me e le scarpe in questione sono queste qui, oh. No, veramente molto molto belle. Della K, cioè raga, io le ho misurate, sono super comode, quindi da domani posso iniziare ad usarle per la palestra. Sono bellissime, sono veramente molto belle. E quindi mi sono, infatti, come avete visto, ho fatto acquisti mirati perché non volevo spendere soldini inutilmente. Poi in un negozio, altre due cose che le ho acquistate ma non ve le faccio vedere perché non ce le ho qui a portata di mano, sono è una felpa fluo, infatti fortunatamente perché altrimenti qua andavamo proprio fuori fuoco a go go e io non me ne rendevo conto. Allora è una felpa lunga, abbastanza lunga, acquistata in un negozietto così color verde fluo. Ho detto giallo prima, no, verde fluo,
L'ho pagata 10 euro, vi lascio la foto. In più ho preso quei semplici maglioni lunghi con il bel collo nero. Infatti io lo indosso con la cintura in vita, troppo bello. Quello non ricordo se l'ho pagato 12 euro o 15 euro. Scusatemi se oggi mi sto incartando più del dovuto, ma non lo so. È da tantissimo tempo che io non mi siedo qui e quindi per me sto così, sto euforica. Qui sicuramente vedete qualcosa di giallo, non so se si vede dalla videocamera che sbuca fuori. Sabato, sì, sabato sono andata in questo negozietto, anche se non ve lo dico perché comunque non è un franchising né niente. Sono andata in questo negozietto e aveva tutto, tutto a 10 euro. Non mi sono soffermata sulle magliette perché era inutile, ma la prima cosa che ho visto, allora ho visto questo giubbino di pelle giallo. Troppo 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 bello. Anche questo ve lo faccio vedere indossato. È spettacolare. È un classico chiodo, solo che non ha tipo quella cerniera classica, quella cintura, scusatemi, classica. Ma le tasche. Ok, io appena l'ho visto me ne sono innamorata. Però ho visto che c'era una sola taglia che era XL. Però ho detto, secondo me mi va super super largo, perché io di solito prendo una M o una L, ma XL è assurda. Invece questo è una XL, però comunque veste come una L, non veste una XL. Infatti di spalle mi va bene, un po' più largo sotto di maniche, però faccio un risvoltino, perché raga, per quello che l'ho pagato solo 10 euro. Cioè raga, ditemi voi, per 10 euro è fatto veramente veramente bene. Questo qui l'ho pensato anche sotto il maglione, scusatemi se qui tra poco si fa una pila di panni. Sotto il maglione, il vestitino a maglione nero, che è bello pesante, quindi questo ci sta da Dio. Poi ho voluto prendere, raga, mi serviva un pantalone nero classico, perché io ho il beige, che in questo momento, stando in fase di massa, non mi entra proprio. Altri pantaloni pure che l'anno scorso, 2 anni fa, a cui mettevo così pure per uscire, non mi entrano più. Oppure se mi entrano mi vanno vita bassa e mi dà fastidio. Quindi ho voluto prendere un pantalone nero classico. Però raga, quando l'ho misurato, ho avuto proprio quella sensazione di conforto, di ho detto no vabbè, me lo devo prendere. E poi anche lui l'ho pagato 10 euro, costava 13, l'ho pagato 10 euro in offerta, niente di che però. Ho preso una taglia M, c'è anche la cintura in vita, che io di solito l'alterno, metto questo, quell'altra lì che ho, la classica che avete visto anche nel maglione nero. È un semplice pantalone, anche questo 10 euro, ma un altro pezzo forte in questo negozio è che io ho pagato 10 euro, è un pantalone di jeans che ha all'interno anche la cintura. Quindi io per 10 euro ho comprato sia il pantalone che la cintura. Adoro. È fatto così, io con questo lavaggio scuro chiaro. Madonna, raga, io quando l'ho visto me ne sono innamorata. Così è super a vita alta e sotto finisce però corto. Io volevo troppo un pantalone così, e devo dire la verità che qua ho detto vabbè, questo non mi entrerà mai, perché c'era la S, però l'ho visto abbastanza grande, ho detto vabbè, misuriamolo, proviamolo. Tu vabbè, questo o non mi entra, oppure se mi entra mi sta davvero male. Invece, ragazzi, devo dire la verità che mi stava molto bene. Ha le tasche qui, le tasche dietro, semplice largo sotto, adoro troppo. Quindi, vabbè, l'avete visto sicuramente anche indossato. Passiamo a Piazza Italia. Io sono andata in negozio un paio di settimane fa perché mia sorella acquistò il cappottino e in più pure un'altra cosa, non mi ricordo neanche. Comunque ci diedero 3 buoni da 5 euro che di sconto, che ogni 15 euro che si spendeva si riceveva questo 5 euro di sconto. Siamo andate in negozio perché mia sorella ha detto, visto che abbiamo questi sconti, io comunque già volevo farti un regalo per Natale. Mia sorella, che vede di solito nei video, torneranno anche video con lei. Visto che comunque voglio farti un regalo per Natale, visto che ti serve un giubbino di pelle, perché raga, tutti i giubbini di pelle che avevo li ho dovuti buttare tutti, perché chi si è rotto qui sotto, ovviamente, visto che non è pelle buona buona buona, tende a comunque a sgretolarsi, a farsi, quindi dopo un po' vanno comunque buttati dopo vari anni. Comunque ho fatto il mio desiderio, ti voglio comprare un chiodo di pelle, che io non ho mai proprio avuto un chiodo di pelle fatto bene, mai mai mai.
E quindi siamo andati in negozio che volevamo spendere questi buoni. Morale della favola, non c'era. Abbiamo misurato tipo la S, mi andava troppo stretta, stretta, non mi entrava proprio. La XL è troppo larga, la L è la stessa cosa, mi serviva a me la M. E quindi ho detto, mia sorella, facciamo una cosa: prendiamolo online e ci spendiamo questi buoni. Ovviamente era inutile rimanere un buono, quindi ho fatto spesa, ho preso altre cose. Vi dico la cifra totale. In tutto abbiamo pagato 35,60 euro. Praticamente tutte queste cose che vi farò vedere, io l'ho presa al prezzo del solo del giubbino. Cioè, ragazzi, questo è il giubbino in questione, il classico, cioè, si vede la differenza tra questo e questo giallo. Questo è proprio giubbino, è bello. Cioè, adoro, adoro, adoro. È fatto davvero molto bene. C'era anche quello lì imbottito dentro per l'inverno, ma era inutile. Vedete, qui c'è la cintura. È fatto così, io con qui argento, varie tasche. No, raga, io me ne sono innamorata, infatti ho preso la M e vedete che solo questo costava 29,95 euro. Quindi io per 5 euro in più vi faccio vedere quello che ho preso. Comunque, raga, io me ne sono innamorata. Ho voluto prendere questa maglietta, sì, è a rovescio, bene, Giulia, vabbè, è una classica magliettina verde. Troppo bella, l'ho pagata 4,95 euro. Cioè, raga, per tipo se andate da H&M, questa cosa va di 10 euro. Cioè, raga, quel tessuto è proprio bello, bello, bello. Io me ne sono innamorata. Ho preso una taglia S perché volevo proprio che mi stava bella aderente. Poi ho preso anche questa magliettina a mezze maniche. Questo, ma raga, il cotone è proprio bello. Cioè, non è quelle classiche t-shirt, no, sembra tipo il materiale delle polo, uguale. Ed è sempre questa al rovescio. Madonna, io sono la peggiore, veramente sono la peggiore youtuber del mondo. Allora, eccola qui, ho preso sempre una S, forse questa anche M, stava meglio però. L'ho pagata questo bel rosso a mezze maniche, vado veloce perché secondo me già mi sto soffermando anche troppo. Pagata 3,95 euro. Adoro, adoro, adoro. E poi ho preso un pantalone. Allora, questo pantalone forse ho sbagliato perché non dovevo prendere la S ma dovevo prendere la M. Infatti mia sorella ti sta molto bene, solo che mi va un po' troppo a vita bassa, però tipo con anche la felpa verde fluo, i maglioni un po' così larghi per scendere, per fare qualcosa di veloce, sono comodi perché alla fine dopo un po' addosso si inizia ad allargare, però secondo me una M mi stava meglio, quindi se siete un po' più sotto, più robuste come me, vi consiglio di prendere la M e non la S. Vabbè, comunque l'ho pagato 9,95 euro ed è un classico mantone della tuta con sotto i polsini. Io adoro quelli là con i polsini, con questa linea bianca che non va trasversale, va proprio su tutta, cioè la gamba proprio dritta davanti, perché di solito queste linee stanno sempre trasversali, invece questi qua no. C'era anche bianco, grigio, rosa. Però penso che dopo un po' cede, è molto bello per 10 euro. Quindi avete visto che con comunque 35,60 euro ho preso tutte queste cose. Passiamo allo shopping nelle catene di negozi che potete acquistare. Allora, sono andata da Zuiki prima che comunque iniziassero i saldi, era tipo ancora dicembre. E ho pagato, aspettate, ok. Allora, ho preso questa magliettina. Io un po' è raro che comunque vedo tipo queste cose, come, oh mio Dio, se veramente me ne innamoro io le prendo, altrimenti le lascio lì, dico, vabbè, non fa niente, tanto mo non le metto. Però quando mi piacciono dico no, me le devo prendere, perché poi arrivo a casa e dico, però, e non voglio vivere di rimpianti. Allora, ho preso una taglia S e l'ho pagata 9,99 euro da Zuiki. È bellissima anche il collo, quindi perfetta con il collo. Poi è tipo quel materiale, non ciniglia, però velluto, tipo velluto. Sotto un pochino più ruvido, ma di poco, ma il collo è davvero molto morbido. È fatta veramente bene. Ed è rosso, sapete che io impazzisco per il rosso, poi quando è abbinato col nero è ancora più bello. E c'ha questi tipo, questi fiorellini, però è molto molto bella. Bravo Zuiki, bravo, no? Zuiki veramente per Capodanno aveva vasta scelta tra vestiti. Forse alcune cose un po' più altine di prezzo, però ci sta.
E poi, raga, io sto facendo una testa così a tutte le persone che mi conoscono perché io non riesco a trovare una gonna di pelle come dico io. Sono entrata da Zuigi, ho visto questa gonna, ho fatto no, vabbè. Se costa sui 20 euro la prendo, ma se già mi sparano 30 euro, 25 euro, sapono tenere. Ho trovato questa gonna di pelle. Questa, ho fatto una bella foto nel camerino col completo. Oddio, manca un coso, vabbè, non fa niente. E così ho, super aderente, con questo tipo, questo arriccio qui sopra, questo tipo finto spacco. No, non è finto spacco, veramente spacco. Non è finto spacco. Con questo spacco avanti, con questa cintura che io poi posso benissimamente togliere la cintura e mettere quella cintura che vi dico sempre. E questa qui l'ho pagata. No, raga, non era 25 euro. Aspettate, perché stava il bollino. Sì, infatti, la gonna stava 24,99 euro. Però io avevo misurato l'altra che c'era proprio il biglietto, cioè il tagliantino rosso, tagliantino? Come si dice? Il bollo rosso, che costava 14,99 euro. Infatti io in totale ho speso 24,98 euro e con il prezzo della gonna mi sono portata a casa anche la maglietta, quindi per 15 euro si poteva fare. Quindi questo era un destino per dire no, ti devi prendere questa gonna. Infatti ho preso una S perché la M mi andava super larga, infatti la S mi va bene. Ma comunque, raga, è vero che è una gonna di pelle, però dopo un po' cede, si fa. Quindi niente, io innamorata di questa gonna. Infatti appena l'ho vista poi a quel prezzo ho fatto no, secondo me è destino e l'ho presa. Invece ieri sono andata. Sono andata da Miriade. Sono andata da Miriade perché mia sorella, vabbè, è andata in settimana, proprio il primo giorno dei saldi, quindi era il 4. E sto guardando là perché ce la lavano mia, raga. Praticamente prima dei saldi, lei, cioè andando un po' nei negozi prima dei saldi, quando ho acquistato questa qui da Zuigi, abbiamo visto insieme questo paio di scarpe. Veramente noi ce lo stiamo corteggiando da un mesetto. Sì, è un paio di scarpe, però comunque, raga, costava un po', costava 80 euro, 100 euro un paio di scarpe, adesso non ricordo. E quindi lei è andata, se le è prese color beige, vi lascio la foto. Mi sbaglio, ce l'ho la foto, color beige. Invece io l'ho prese al marchio Yamamay. Ne sono troppo contenta, raga. Allora, forse non possono piacere a tutti, però raga, vi posso dire che c'erano nere, bianche con qui azzurro, e poi c'erano queste qui rosse e poi c'erano le beige. Mia sorella ha preso le beige, purtroppo lei c'ha il 39, io ho dovuto prendere il 41 perché, raga, queste vestono strette, scusatemi, calzano strette. Però raga, io all'inizio stavo per prendere nere, però poi ho pensato, le rosse sono super particolari, ormai le scarpe nere ce l'ho, bianche ce l'ho, volevo qualcosa di particolare. Poi queste sotto un pantalone che adesso vi faccio vedere che ho comprato, ci stanno da Dio. E quindi eccole qui le bimbe, e le ho pagate 29,90 euro, quasi 30 euro, cioè che facevo, le lasciavo lì? No. Infatti mia sorella, infatti, quando è andata il giorno prima che sono andata io, ha detto vai prima che finiscono. Infatti, raga, il 40 già non c'era, ho dovuto prendere il 41. E niente, raga, io mi sono innamorata, infatti ho fatto davvero molto bene a prendere le rosse, perché quando sono tornata a casa ho fatto meno male che ho preso le rosse e non ho preso le nere, perché forse posso dire che questa volta sono più abbinabili le rosse che le nere, perché le nere con quell'azzurro che c'era è un po' più difficile abbinarle. Invece queste adoro, raga, io innamorata. Infatti io o non acquisto scarpe o acquisto solo scarpe, quindi belle belle belle. Poi, raga, per 30 euro ci stava. E ultimo acquisto da Pull&Bear, come cavolo si dice. Ho preso un pantalone. Infatti io non ho preso questo pantalone. Cioè, raga, io mi sto corteggiando un pantalone boyfriend beige da una vita. E quando l'ho visto ho detto no, vabbè, spero che c'è la mia taglia. Infatti
Ho preso una taglia, vabbè, una 36 in Italia, la mia però è 40 perché ho 4 taglie in più. Ho preso la 40, costava quasi 30 euro, 29,95. Io l'ho pagato 10 euro con quasi il 67% di sconto. Cioè, per 10 euro il fagiolo lasciavo lì, no! Anche di questo vi lascio la foto con questi tasconi laterale. No, vabbè, sotto la molla. Infatti l'ho pensata con queste scarpe rosse, secondo me la guerra veramente ci sta proprio bene bene bene. Poi qua in vita mi piace perché a parte che ci potete mettere la cintura, però qui potete, c'è questo laccetto che lo potete proprio stringere se vi va giusto un po' in vita. E questa è una cosa più bella perché questi pantaloni a me dopo un po' in vita si allargano tantissimo, quindi io qui prendo e le stringo. Dietro c'ha queste finte tasche. No, comunque raga, io mi sono innamorata di questo shopping 2020. Spero che questo video vi sia piaciuto. Perché dico vi fa piacere? Boh, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!